Ciao ragazzi, bentornati su Made in Lab. Quante volte quando eravamo bambini ci siamo sentiti chiedere che cosa vuoi fare da grande? Beh, oggi vi voglio spiegare quello che io voglio fare da grande, anche perché io da bambina volevo fare tutt'altro e soltanto in un secondo momento, soltanto qualche anno fa, ho veramente capito qual era la mia passione, cosa volevo fare da grande. Come vi avevo già detto nel mio primo video, il mio video diciamo di presentazione del canale, quello che voglio fare io è diventare ricercatrice in ambito medico, in ambito delle biotecnologie mediche. E come potete immaginare è un percorso molto lungo, molto faticoso, che vi voglio spiegare passo passo come avviene. Cosa, ovviamente bisogna ottenere una laurea triennale in una facoltà prettamente scientifica, nel mio caso una laurea in biotecnologie, quindi della classe delle L2. Ma per quello che vorrei fare io per il mio percorso, in realtà potrei anche prendere una laurea triennale in scienze biologiche. Ovviamente la laurea triennale è soltanto il primo passo per raggiungere lo scopo. Infatti dopo la laurea triennale bisogna ovviamente prendere la laurea magistrale, che è appunto una laurea più specifica, dalla durata di 2 anni, in cui diciamo approfondisci meglio il tuo argomento di interesse, nel mio caso le biotecnologie mediche. Queste tipologie di lauree sulle biotecnologie possono accedere, come vi ho già detto, anche i laureati in scienze biologiche. Ok, quindi conclusi 5 anni di università, che cosa succede? Puoi già iniziare a fare ricercatore? Ovviamente no. Per poter fare ricerca hai bisogno di conseguire un dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca nasce in Italia nel 1980 e consiste nella più alta formazione universitaria che si può raggiungere. Ha una durata che va da un minimo di 3 anni, di solito fino a massimo 5 anni, comunque di solito sempre intorno ai 3-4 anni. Per accedere al dottorato bisogna superare un concorso che è molto duro, un concorso pubblico che è indetto dalle università e che prevede una dura selezione. Innanzitutto, per poter vincere questo concorso sicuramente devi aver conseguito un alto voto di laurea, 110 e lode, altrimenti le tue possibilità si riducono. Devi poi conoscere bene la lingua inglese, perché ovviamente per fare il ricercatore devi saper metterti in contatto con gli scienziati di tutto il mondo e l'unico modo per poterlo fare è attraverso la conoscenza della lingua inglese. Quindi questo è un requisito fondamentale. In che cosa consiste il dottorato di ricerca? Durante il dottorato di ricerca impari appunto la professione di ricercatore, quindi impari cosa succede in un laboratorio di ricerca, quali sono i passaggi che vengono svolti durante la ricerca, come si lavora in gruppo, che è molto importante. Impari una delle cose più importanti, secondo me, a elaborare i dati, cioè tu non solo fai la ricerca che devi fare, ma devi pure saper elaborare, saper trarre una conclusione dai tuoi esperimenti, ed è molto importante. Durante il dottorato di ricerca ovviamente si viene anche valutati e la valutazione avviene solitamente ogni anno e viene valutato appunto il tuo lavoro, se lo stai svolgendo bene, se stai davvero imparando. Conclusi questi 3 anni di ricerca, che cosa succede? Puoi diventare ricercatore di tipo A, ovviamente sempre tramite un concorso pubblico. E che cosa succede? Puoi lavorare nell'ambito della ricerca a tempo determinato per massimo 3 anni, che possono anche essere prorogati a 5. Appunto, diventa il tuo primo impiego da ricercatore. Un impiego ovviamente non fisso, non definitivo.
dopo che trascorrono questi 3 anni da ricercatore di tipo A, puoi diventare ricercatore di tipo B. Ovviamente però per diventare ricercatore di tipo B devi soddisfare dei requisiti, cioè devi aver già lavorato per 3 anni in ambito di ricerca oppure essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Comunque è un lavoro a tempo determinato che può durare al massimo 3 anni. Dopodiché, quando trascorrono questi 3 anni, che cosa succede? Puoi diventare professore associato. Per farlo devi necessariamente aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Per ottenere questa abilitazione, chiaramente bisogna superare un ulteriore concorso e dopo aver ottenuto l'abilitazione puoi fare il concorso da professore associato. È una vita di concorsi in pratica. L'ultimo step della carriera universitaria, infine, è diventare professore ordinario. Per farlo, ovviamente, indovinate, bisogna superare un altro concorso. Per poter accedere a questo concorso bisogna aver fatto almeno 350 ore di lezione come professore associato. Quando diventi professore ordinario devi attenerti ovviamente a delle regole, cioè devi almeno tenere un corso di 70 ore e devi raggiungere fra impegno didattico e amministrativo almeno 350 ore all'anno ovviamente. Poi ovviamente continui comunque con la tua attività di ricerca. In questo caso non hai delle ore di ricerca che devi rispettare, puoi farne quanta ne vuoi. Ovviamente per diventare un professore rinomato fare ricerca è fondamentale. Diciamo senza la parte della ricerca sei un professore un po' a metà, diciamo. La ricerca ti riempie appunto la carriera. Adesso vi chiederete, ma quanto guadagna un professore ordinario in Italia dopo tutta questa fatica per raggiungere il posto? Guadagna circa 4.000 euro al mese in media, che io direi sono ben meritati. Ovviamente varia in base a quanta esperienza ha il professore e varia in base alle ore effettive di lavoro, alle pubblicazioni scientifiche, eccetera, eccetera. Oggi quindi vi ho parlato un po' dell'iter per diventare ricercatori. Ovviamente non vi ho detto che per diventarlo per prima cosa ci deve essere una forte passione, ma penso che l'abbiate capito, perché per sopportare tutto questo lungo percorso sicuramente ci vuole tanta passione. E quindi io spero veramente di riuscirci. So che è un percorso molto lungo, molto faticoso, ma la cosa non mi spaventa, perché quando c'è la passione non niente può farci paura. E quindi con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!